Buongiorno da Edo, ci sono delle domande che non sapevate di avere, ma che quando si presentano diventano irrinunciabili, indispensabili. E io ieri ho scoperto la risposta a una di queste. Che cosa significa Wi-Fi? Significa forse Wireless Fidelity? Wireless Finder? Bene, da un'intervista a Boing Boing del 2005 a uno dei membri fondatori della Wi-Fi Alliance, che è il consorzio che ha creato appunto lo standard wireless, ho scoperto che Wi-Fi semplicemente non significa niente. Cosa significa? Non significa niente, è come bibappalula oppure cancella il debito. Ebbene sì, ed è venuto infatti fuori da un'intervista del 2005 a Boing Boing, a uno dei membri fondatori di Wi-Fi Alliance, in cui si scopre appunto che il consorzio doveva venire fuori con un nome interessante, catchy per il pubblico a questa nuova tecnologia, e non potevano certo andare con il nome tecnico dello standard, cioè IEEE 802.11b, e quindi si rivolsero a un'agenzia pubblicitaria, tra l'altro quella che inventò i nomi Prozac e Compaq tra gli altri, e nel ventaglio di proposte di questa agenzia scelsero appunto Wi-Fi. Poi alcuni membri del consorzio chiesero di mettere almeno un sottotitolo, un payoff a questo logo, e quindi per alcuni anni sotto la dicitura Wi-Fi comparve anche lo standard per la wireless fidelity, ma in realtà non era corretto, e anche perché wireless fidelity fondamentalmente non significa niente, e quindi dopo un po' venne anche droppato, venne abbandonato questo payoff, e rimase il nome Wi-Fi con il logo tipo Yin Yang, sempre inventato dall'agenzia. Ed ecco qua la curiosità di oggi per fare bella figura all'aperitivo del venerdì sera. Ciao!